Grazie Presidente. Allora, noi concordiamo con quanto scritto, in gran parte via concordiamo con quanto scritto nella mozione presentata dalla destra, tanto che abbiamo votato una mozione proprio che dava questo indirizzo, cioè Consigliera Guadagno. impegnava appunto la Giunta nella ricerca di soluzioni alternative di proprietà di Roma Capitale alla sede del Tritone. Questo perché, allora c'è da dire una precisazione, non è che il contratto di Via del Tritone, che siamo concordi nel voler disdire quanto prima, ma chiaramente dobbiamo avere delle alternative che attualmente la Giunta sta cercando reali e praticabili, nel momento in cui si va a dare disdetta, non è che il contratto scade ad aprile 2018. Il contratto, iniziato nel 2015, dà la possibilità a Roma Capitale, dal fine aprile 2018, dare disdetta. Chiaramente noi abbiamo chiesto, appunto, con una mozione approvata qui in aula, di andare in questo senso, cioè proprio alla ricerca di immobili alternativi di proprietà capitale, di Roma Capitale, al fine di disdire un fitto passivo. Però, proprio siccome questo fitto passivo, la disdetta di un fitto passivo ha la priorità, diciamo, su le altre tematiche, non possiamo impegnarci e vincolarci ad un'area così ristretta come quella proposta nella mozione. È chiaro che lavoreremo anche in quel senso, quindi, cioè, è un suggerimento che accogliamo e su cui in parte stiamo lavorando, cioè stanno lavorando gli assessori, come maggioranza intendo, stiamo lavorando, però non possiamo porre un vincolo in questo senso, perché è sicuramente più importante disdire il fitto passivo piuttosto che, ecco, vincolarci ad un ambito ben preciso per i gruppi. Quindi, detto questo, noi nel principio ci siamo anche già espressi, però dobbiamo astenerci nei confronti di questo singolo atto, però con la proposta che ci confronteremo anche sulle proposte che arriveranno chiaramente, perché riguardano un po' il lavoro di tutti noi. Grazie.